Una nuova avventura all'orizzonte per i Belfortissimi. I ragazzi di Belforte Alisauro sono stati invitati a percorrere il Cammino di San Nilo, un itinerario lungo poco più di 100 km e suddiviso in 8 tappe. Le loro imprese sono ormai note a tutti. Solo pochi mesi fa i Belfortissimi hanno ricevuto il riconoscimento di Alfieri della Repubblica direttamente dal presidente Sergio Mattarella. Nel 2021 abbiamo fatto la grande impresa del Cammino di Santiago, di Compostela, che fino a lì sono 700 e qualcosa chilometri. Poi da lì c'è un altro cammino che arriva a Finisterre. Noi l'abbiamo voluto fare tutto perché Finisterre è un punto sia bello panoramico, però anche fisicamente capisci che più di lì non ti puoi andare avanti, diciamo, perché finisci a terraferma e in tutto intorno sei costeggiato dall'oceano. Poi nel 2022 abbiamo intrapreso a settembre la Via degli Dei, che sarebbe da Bologna a Firenze, un cammino di poco più di 130 km. E per ultimo a settembre, dal 9 al 16, ripartiamo. Andiamo in Calabria, che è il Cammino di San Nilo. I loro viaggi sono davvero particolari, percorrono tanti chilometri, attraversano strade sterrate e sentieri insieme ad una carrozzella da fuoristrada, un mezzo concepito per permettere a chi ha una mobilità ridotta di percorrere tratti off-road con l'aiuto di tre accompagnatori. E la Giolette, che è il mezzo che ci permette di fare qualsiasi cosa, diciamo, ci passa per la testa, detto così. È un modo che se no senza di quella non riusciremo a fare, e ormai con quella siamo i Belfortissimi, senza siamo un po' di meno, che è quella che ci ha dato la grande forza e questa grande visualità in giro. Per il Cammino di San Nilo, prossimo viaggio in programma dal 9 al 16 settembre, i Belfortissimi hanno chiesto aiuto ai loro numerosi fan. È aperta infatti una raccolta fondi per sostenere la prossima avventura. Abbiamo avviato un crowdfunding su GoFundMe, richiedendo appunto una somma di denaro che ci permetterà quindi poi di stare lì una settimana durante l'intera percorrenza del cammino. L'abbiamo pubblicizzato attraverso i nostri canali social e il sito web. Per ora è ben avviata e ci sta sostenendo molto la gente del posto, soprattutto. Per voi cosa significano questi viaggi? No, questi viaggi sono tanti mattoncini, tante esperienze da fare che ti arricchiscono, che ti fanno stare bene, soprattutto in buona compagnia con i tuoi amici.